Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come mettere a dimora una motosega dopo una stagione di utilizzo. Prima che mi critichiate che è sporca, è volutamente sporca, non l'ho pulita prima. Non sono un utilizzatore professionale, ho tagliato circa 100 quintali con questa quest'anno e adesso siamo a fine novembre, è il momento di dargli una bella pulita e ingrassare, oliare le parti principali e metterla poi a dimora per l'anno prossimo. Per la parte esterna e anche per alcune parti interne si può utilizzare benissimo lo sgrassatore che avete a disposizione. Se vogliamo iniziare dalla parte esterna, che è più sporca, intanto la si inumidisce. E la si lascia così per qualche minuto. Personalmente a questa operazione di sgrassatura esterna io abbino anche l'operazione meccanica con un pennellino imbevuto nella benzina. Si sporcherà un po', ma pazienza. Ciò che non viene con i due sistemi lo si può togliere poi utilizzando un raschietto, un cacciavite a taglio o quant'altro, giusto per togliere le parti più grasse, vedete? Ecco, ovviamente queste sono i truccioli di legno. Piano piano. Più grosso, poi una volta che ho tirato via la lama pulisco in modo più fine. Adesso mi serviva solo per togliere il più grosso. Dove non si arriva col pennello attendiamo poi di smontarlo. Adesso vi faccio vedere. Smonto adesso il coperchio per poi liberare la lama e così pulire i dettagli. Vedete, questo ha lavorato e l'ho pulita molto poco queste scarpe, quindi questa è l'occasione giusta, questa la pulirò dopo. Ecco, adesso viene qua, prima togliere il più grosso e poi rifinire. E questa è segatura mischiata a olio, polvere e quant'altro. Poi se non volete graffiarla, magari ce l'avete nuova, usate pure un raschietto, qualcosa di meno incisivo. Io onestamente non vado per il sottile. Allora, adesso diamo una piena soffiata, giusto per togliere le parti principali. Poi ammorbidiamo con la benzina. Se
le alette di raffreddamento sono intasate, è importante pulirle, perché da qui passa l'aria per raffreddare poi il cilindro. Se sono intasate, scalda e, nella peggiore delle ipotesi, grippa il pistone. Vediamo un attimo. No, le mie sono abbastanza pulite, le avevo pulite l'anno scorso e quest'anno sono rimaste ancora pulite. Questo è il supporto della lama e questo è il registro del tendicatena. Anche questi vanno puliti bene. Dopo li metteremo, almeno sulla vite qua di registro, li metterò un po' di svitolo WD-40 soffiata. Mi raccomando, vi consiglio di mettervi gli occhiali perché le schegge qui, i trucioli volano. Ripasso di nuovo la parte esterna che avevo passato prima. Non basta a mano, ce ne vanno parecchi se vogliamo fare un bel lavoro. Poi dipende sempre dal tempo e dalla voglia che abbiamo. Continuo a pulire più grosso perché tanto è un lavoro tedioso e ci vediamo poi nel momento in cui dobbiamo parlare della pulizia della lama, del carburatore e della pompa dell'olio. Adesso svuotiamo il serbatoio dell'olio. L'olio della catena. Ok, all'interno io ci metto proprio un goccino di olio motore pulito, proprio poche lacrime. Adesso in casa ho un 15-40, quindi ho messo questo. Indifferente, è una spruzzata di svito WD-40, quello che avete. Una bella shakerata. Serbatoio della miscela, adesso lo svuotiamo, poi accendiamo la motosega, facciamo svuotare il carburatore col motore in moto in modo tale che il carburatore sia completamente vuoto, privo di benzina, privo di miscela, e dopo seguiremo un'altra procedura. Il recipiente è lo stesso perché l'ho svuotato, nel frattempo l'ho pulito, l'ho sciacquato con la benzina. No, ve lo dico perché magari poi qualcuno mi fa notare: hai mischiato l'olio con la miscela. Proviamo a metterlo in moto. Ok, messo in moto, svuotato il carburatore. L'operazione da fare adesso, una volta abbiamo svuotato il carburatore, è quella di togliere la candela. Mettiamo un paio di gocce, 2-3 gocce di olio motore due tempi. Diamo 2-3 tirate di catena, si lubrifica tutto il cilindro e la testa del pistone ed è qui abbiamo terminato per quanto riguarda la conservazione del pistone e della pompa dell'olio. Nel frattempo, quando l'abbiamo messo in moto, un po' di olio motore e di svitolo che abbiamo messo nel serbatoio motore ha lubrificato la pompa della catena. Quindi anche da quel punto di vista abbiamo fatto l'operazione corretta. Ovviamente diamo una pulita al filtro dell'aria o lo sostituiamo se c'è bisogno. Se l'avete messa in moto da poco, attenzione che questa è calda. Qualche goccia di olio due tempi, abbiamo detto. Veramente poco. Ci siamo, abbiamo pulito la candela,
metto solo a favore di camera, come vi dicevo anche le altre volte, sarebbe da mettersi al banco, dare una pulita, una grattata. Prima di mettere la candela tiriamo un paio di volte la funicella, così non imbrattiamo la candela. Perfetto. Qui possiamo rimettere la candela. Allora, normalmente, come dicevo altre volte, io un po' di disossidante per contatti lo metto sempre nella pipetta, così evitiamo qualunque tipo di ossidazione. Diamo una soffiata al filtro. Bene. Il corpo macchina è pulito, quindi ricapitolo, nella pompa dell'olio ho messo qualche goccia di olio motore con dello svitol, ho svuotato il serbatoio della miscela, l'ho fatto andare per far svuotare il carburatore, ho tolto la candela, vi ho messo dentro qualche goccia di olio due tempi, ho rimontato la candela, l'ho pulita, ho messo un po' di disossidante per contatti nella pipetta, ho pulito il filtro dell'aria, ho pulito un po' la parte interna. Adesso dobbiamo pulire bene questa parte qua, che è la sicurezza con la leva manuale della motosega. È veramente molto incrostata, quindi questa converrebbe quasi quasi lasciarla a bagno per un po'. E nel frattempo puliamo la lama e la catena. Questa la lasciamo al bagno. Allora, do adesso una pulita alla lama. Anche questa con un po' di benzina. All'interno. Dove ci siamo, diamo una pulita anche all'esterno. Io cerco di infilare il pennello all'interno. Volevo solo dirvi, questo è uno dei tanti metodi per pulire la motosega, non è sicuramente la soluzione definitiva, ce ne saranno dei migliori. Io mi sono un po' informato, ho visto che anche altri fanno così. Se conoscete altre soluzioni, ben vengano, insomma, non è di sicuro l'unica e la migliore questa, eh. Ok, se avete notato, quando prendete la motosega in primavera probabilmente questa, la catena non scorre, ci vuole un po' affinché scorra, quindi io ho visto che l'anno scorso, spruzzandoci un po' di svitolo all'interno, quel problema l'ho risolto. Quest'anno è partita abbastanza bene. Voilà. Ok. Anche la catena. Giusto un'asciugata. Ok, adesso torniamo alla parte più sporca qui.
continuo a pulirla, poi quando ho rimontato tutto ci vediamo per i saluti finali. Ok, siamo alle battute finali, ho cercato di dare una pulita il meglio possibile alla sicurezza manuale, ai meccanismi che la regolano. Ultima cosa, trovo un velo di svitol sotto i meccanismi della leva. Ok, possiamo chiudere. Tutto pulito, poi abbiamo i dadi che sono sporchi, non va bene. Abbiamo pulita anche i dadi. Io nelle operazioni un pochino più difficili mi sono aiutato con questa spazzolina, che è quella che uso per pulire poi la candela. Giusto la questione estetica e poco più, insomma i dadi il loro lavoro lo fanno lo stesso anche se sono sporchi, no? Giusto una questione estetica. Regolata. Bene. Ok. Fatto, la motosega è pronta per essere messa a dimora, se ne parla la prossima primavera. Tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, ho aspettato un po' a farlo perché l'ho utilizzata fino all'ultimo momento, fino a ieri addirittura. Se avete altri metodi, se usate un'altra metodologia per pulire la vostra motosega, me lo volete scrivere, sono ben contento di vederlo e di imparare. Io mi trovo bene anche con questo metodo qui, insomma, dai. La motosega, una volta che è pronta per ripartire, si mettono i livelli, un paio di tirate di corda e lei parte. E abbiamo protetto efficacemente sia la pompa dell'olio che la camera che il cilindro e la camera del pistone, insomma. Quindi è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, se avete voglia di condividerlo, che vi è piaciuto, ben venga, se no non importa. E vi auguro una buona giornata, alla prossima!